Si è svolta presso l'Istituto Giordani di Manfredonia la manifestazione organizzata dal Lions Club di Manfredonia con la collaborazione del dirigente scolastico dal titolo Vi canto una storia. Manifestazione che rientra in un progetto partorito dal soprano Ricciarelli. La finalità è quella ovviamente di promuovere il canto lirico tra le nuove generazioni nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia. Protagonisti sono stati il soprano Francesca Rinaldi ed il tenore Francesco Zingariello, che si sono esibiti dinanzi ad un nutrito pubblico accompagnati al piano dal maestro Rosangela Trigiani. Francesca Rinaldi, soprano, qual è lo scopo di questa manifestazione? Di divulgare l'opera nelle scuole, quindi di avvicinare il nuovo pubblico, di formare anche il nuovo pubblico portandoli a teatro, ma non solo portandoli a teatro, facendoli cantare, quindi partecipare attivamente all'interno dello spettacolo. Anche perché è stato evidenziato che in effetti l'opera non è nata per l'elite, è nata in effetti per il popolo e poi nel tempo diciamo, è stata collegata molto all'elite, quindi è sicuramente uno scopo nobile quello di riportare anche la gente comune, tra virgolette comune, a cantare. Certo, anche perché nell'opera sono presenti tutti i sentimenti umani, quindi ognuno ci può trovare il sentimento che l'appartiene, la passione, l'amore, la gelosia, la rabbia, tutto. Ecco, questo progetto lo porterete in giro per le scuole della provincia di Manfredonia? E tutti gli istituti comprensivi di Manfredonia. È un progetto che è già andato in scena l'anno scorso. L'anno scorso verteva su Rossini, quest'anno ci sono più autori all'interno dello spettacolo. Donizetti, Mozart, Rossini.